Bene ragazzi, eccoci quindi al 12° episodio del nostro amore allenatore, ma adesso basta con le chiacchiere, partiamo subito. Replay di FA Cup, quello che tutti stavamo aspettando. Wolverhampton contro Newcastle, una delle grandi del calcio inglese, perché il Newcastle, come ben sapete, ha una grande storia alle spalle. Ma stavolta giochiamo in casa, al Molineux Stadium, tutto gremito, tutto arancione, questo grande stadio dove i tifosi non si sono fatti pregare due volte. E sono presentati allo stadio per iniziare la propria squadra del cuore. Le squadre entrano in campo. I capitani scelgono campo palla. Nel frattempo si salutano. Musa per i Wolverhampton e Capitan Colozzini per il Newcastle. Stretta di mano. E si può cominciare. Adesso guardate il colpo comunque dello stadio. La nostra solita formazione con il nostro 4-4-2 classico. Con un grande attacco, Benzia Musa è in centrocampo fisico con Vilenia e Pogba. Come ben sapete, Craddock giocherà al posto di lì perché lì si è infortunato all'andata. Per il Newcastle, solita super formazione con Bae Cissé in attacco, con un centrocampo fisico ma di fantasia con Ben Arfa, Gutierrez, Tiote e Kabaye. Krul in porta, una sicurezza per loro, una grande difesa comunque, una grande squadra. Ma adesso basta. Sta per cominciare questa grande partita. Mettetevi comodi e si parte. Al quarto minuto, subito il Newcastle che prova ad affondare con Gutierrez che mette in mezzo. Cissé prova di testa, ma la schiazza è troppo alta. Al settimo minuto, Jesse Rodriguez troppo egoista. Non vede Musa in mezzo. Tira, ma Krul riesce a deviare in angolo. Al quindicesimo minuto, Ba entra in aria. Supera un paio di avversari. Mette in mezzo per Tiote. Ma Tiote sfiora il gol. E si continua a salvare, ma al ventesimo ecco la beffa. Tiote mette in mezzo per Dembaba, che al ventitresimo a segno il primo gol di oggi. E andremo al riposo sull'1-0 per il Newcastle. Niente soluzioni per Roberto Baggio, che si fida di questa squadra. Infatti al settantesimo Benzia per Musa. Musa entra in area, si fa strattonare. È un rigore che io non mi aspettavo sinceramente, ma l'arbitro indica il dischetto, quindi calcio di rigore. Colozzini che è incredulo e viene anche ammonito. Se potete rivedere, per me non c'è niente. Qua c'è una piccola strattonata, ma partiva secondo me anche da fuori area. Comunque dai, un pizzico di fortuna ogni tanto serve. Musa al dischetto. Si prepara Musa, carica il destro ad incrociare. Musa batte il portiere. E al settantesimo segna su rigore, la partita finisce qua, quindi si andrà ai supplementari, dove ai supplementari ci sarà pochissima roba, perché qua al 94esimo ci provano con Dembaba che mette per Gutierrez, che mette in mezzo per Kabaye, ma NSI e para. Nel secondo tempo supplementare tre sostituzioni per provare a sbloccare la partita, ma niente da fare, si va ai rigori, parte Djerin Bakogu, spiazza il portiere, spiazza Krul. 1-0 per noi. Adesso tocca a Dembaba. Dembaba contro N6. Dembaba ci prova N6. Grande parata, incredibile. Pare il primo rigore di oggi. Adesso tocca a Capitan Musa. Dai 11 metri, Capitan Musa salta, cambia angolo e segna un gran rigore. 2-0. Adesso tocca a Kabaye. Kabaye contro N6. Kabaye, il tiro paratissima, incredibile di N6. Una grande parata. Adesso tocca a Tommy Vilenia, che ha questa grande responsabilità, ma non si fa. Freddezza incredibile. Incredibile, a fin di palo. Rigore decisivo. N6 contro Ben Arfa, se non sbaglio. Sì, è proprio Ben Arfa. N6 lo prova a sbeffeggiare. Attenzione, Ben Arfa fuori, incredibile. Prova il cucchiaio e la Michael Suell con l'Udinese, se ricordate, in Champions League. E si va alle semifinali. Una squadra piccola come noi, non importante, ma dalla seconda divisione riusciamo a volare in semifinale di FA Cup. Una grande gioia per tutti. Comunque adesso torniamo subito in campionato. Come avete ben visto, è una formazione con tutta piena di riserve. Giochiamo sempre al Molineux Stadium contro il Watford. Partiamo subito al 19° minuto. JCN viene atterrato in aria e qua c'è un altro rigore, però questo è più netto di quello in FA Cup contro il Newcastle.
Zaysien si presenta al dischetto. Zaysien spiazza il portiere. È 1-0 al ventesimo. Il giovane proveniente dal PSG segna uno dei suoi primi gol stagionali. Non è stato molto impiegato, ma è un bravo, un forte ragazzo, non si è mai lamentato. Al settantesimo però ci provano, sbaglia la scivolata Zouma e Belek, che è il parente di Belen, no, sto scherzando. Comunque la partita finisce 1-1, perdiamo un po' di punti, ma fa niente perché dopo la vittoria stremata in FA Cup va bene anche un pareggio, pensando che avevamo tutte le riserve. Comunque il Watford punta ai playoff. Terza partita, giochiamo in casa del Crystal City. Passano subito in vantaggio loro con questo gran bel gol di Okefe. Al 28esimo il Crystal City, comunque uguale. Poi al 45esimo, grande azione ancora loro, vanno sul raddoppio. 2-0, gol di Moxey. 45esimo, 2-0. Nella ripresa subito si infiammano i tifosi con questo gran bel gol di Musa. I tifosi ospiti. Musa segna un gran bel gol. Al 53esimo è ancora Musa che scatta sul filo del fuorigioco. Accelera, supera il portiere e in scivolata resta a segnare questo bel gol. Al 56esimo, esultanza da Didier Drogba. Andiamo al 63esimo, lancio di Musa per Benzia. Guardate cosa combina Benzia. Rientra a sinistra ad incrociare. Gran gol, 3-2. Il gol del sorpasso, 65esimo. Gran gol di Jassim Benzia. Musa ancora per Benzia, che è davanti al portiere, ancora di sinistra, mette ad incrociare all'82esimo, ancora Benzia, 4-2. E la partita finisce qua. Doppietta di Musa e doppietta di Benzia, i nostri due bomber. Musa ha fatto 2 gol e 2 assist, incredibile. Giochiamo contro le pecore del derby country. Se ricordate l'andata avevamo vinto, avevamo strazzate, ma adesso ci sarà qualche problemino. Passano al 7 minuto con questo bel gol di Salmon, che infila la difesa e poi infila anche N6. Al 9 minuto già. Poi 20esimo, subito la replica con questo gran bel gol. Salmon, secondo me, devo andare a guardare le statistiche, ma è un grande attaccante. Se avete visto, 2 gol sono davvero belli. Poi al 42esimo ci affacciamo subito in avanti con Sakho, che mette in mezzo la, diciamo, sforbiciata, mezza rovesciata di Sigurdsson, che però rimane in piedi. E il 2-1 al 45esimo. Si va sul riposo sul 2-1 per il derby country. Nella ripresa al 63esimo Tyson mette in mezzo. Roberts arriva sull'uscita disperata di N6. Roberts segna il 3-1 e la partita ormai è finita. Anche se negli ultimi minuti Sigurdsson lancia Zerin Bakogu, che entra in area e la piazza col sinistro ad incrociare. Un gran bel gol, ma un po' inutile. Gran gol, ma inutile stavolta. Zerin Bakogu non riesce a segnare un gol utile oggi, strano. Di solito fa sempre gol decisivi. Comunque la partita finisce sul 3-2. Perdiamo punti importanti perché eravamo nella partita precedente, eravamo riusciti a sorpassare il Birmingham, che aveva perso, ed eravamo primi, ma è andata male stavolta. Adesso ultima partita, se non sbaglio, contro il Burnley. Entra in area Musa, strattonato, sembra lo stesso rigore dell'FA Cup. Io non ho visto niente. Shackle trattiene per la maglia Musa non fa niente per non farsi strattonare, come potete vedere. Entra in area una piccola trattenuta, l'arbitro fischia. Secondo me qua c'è qualcuno che c'è un po' di calcio scommesso. Comunque capitan Musa al dischetto, però guardate, paratissima del portiere avversario. E il risultato rimane sullo 0-0 alla ripresa. Comunque è Musa che lancia Benzia, che rilancia Musa in profondità. E secondo te cosa fa Musa da qua? Cosa fa Musa? Fortissimo ad incrociare. 1-0 al 51esimo. E l'esultanza di Musa, che si toglie un po' di tristezza per il gol precedente. Comunque al 50esimo ci provano subito il Burnley, ma N6 bravissimo a
a spazzare, ci riprovano sempre il Barney, ma ancora N6. Comunque sta facendo una partita strepitosa nelle ultime giornate, sta giocando davvero bene. Qua al 90esimo ci riprovano ancora gli avversari, N6 fa una grandissima ancora parata, la palla però finisce in calcio d'angolo. E guardate cosa succede sul calcio d'angolo, sta anche il portiere avversario. Guardatelo come si muove in aria, cross in mezzo, la mette Zouma, allontana di testa, Montoya lancia, porta sguarnita, Musa accelera, Musa da quasi da centrocampo, si fa partire una sassata che si infrange nella rete ormai sguarnita. È il 2-0 di Musa, doppietta ancora per lui che ha ricominciato a segnare come prima. Ma negli ultimi minuti guardate che cazzo di azione hanno fatto. Due tacchi in profondità per Bartley che segna il 2-1. La partita finisce qua con questa grande vittoria. Adesso non siamo più primi, ma siamo secondi a 2 punti ormai dal Birmingham, con 4 partite alla fine. Comunque, promozione quasi sicura. Guardate, manca la partita col Manchester. Giochiamo col Manchester United, impressionante. Allora, vi faccio vedere il tabellone. Scusate. Faccio vedere il tabellone della FA Cup. Siamo rimasti in 4 squadre, Wolverhampton, Manchester United, Tottenham ed Everton. Comunque ragazzi, anche per oggi è finito qua l'episodio. Mi raccomando, lasciate un mi piace e un bel commento. E se vi va, mettete anche il pronostico della nostra prossima partita. Ciao ragazzi!